vedete in questo video è una delle proposte più interessanti di questo Mobile World Congress 2016. Si tratta di un prodotto di HP e che risponde al nome di Elite X3, un phablet, di conseguenza uno smartphone dalle dimensioni importanti, ma con delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto il fatto che all'interno di un mercato che è evidentemente dominato dalle soluzioni Android, in questo caso invece siamo di fronte a un prodotto dotato e basato su Windows 10. Ma oltre al fatto dell'utilizzo del sistema operativo di casa Microsoft, qui abbiamo veramente un terminale, abbiamo veramente uno smartphone allo stato dell'arte. Sicuramente la sua destinazione principale, il suo scopo primario per cui HP l'ha sviluppato è il business, un po' per il discorso delle specifiche di altissimo profilo e un po' perché Windows 10 è pensato sì per essere utilizzato come sistema operativo per smartphone, ma soprattutto, anche e soprattutto, per essere esteso tramite la funzionalità Continuum e utilizzato come un PC desktop in tutto e per tutto. Infatti insieme a questo terminale, che comunque può essere utilizzato tranquillamente da solo e offre tra l'altro delle ottime prestazioni, HP ha presentato sempre qui a Barcellona anche l'apposita docking per trasformare questo telefono, quello che apparentemente è un telefono, in un PC desktop in tutto e per tutto. Lo stile è sicuramente raffinato, sicuramente molto interessante, con delle linee curate, con un profilo stondato e sicuramente con una leggerezza notevole. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche invece qui possiamo veramente dare il meglio. Questo telefono infatti non solo è equipaggiato con l'ultimo processore di casa Qualcomm, con lo Snapdragon 820, ma possiamo basarci su 4 GB di RAM, su 64 GB di memoria interna. Il tutto ovviamente si allinea in maniera perfetta con le finalità business appunto di questo telefono, ma che può essere utilizzato anche per i momenti di svago e per il divertimento videoludico.